Ciao, sono Girelli Giuseppe, Beppe per gli amici, nato il 25/11/79, quindi ho 41 anni e sono qua a parlare un po' di me e della mia esperienza del CrossFit. 41 anni e quindi master da 6 anni oramai, categoria M40 più da un anno, da un annetto. Allora, il mio background sportivo parte dall'età primordiale di 5 anni, 6 anni che impugno la racchetta da tennis, diventa il mio sport principale e da lì sino ai 14-15 anni fa parte della mia vita, fa parte della mia vita per 5, 6, anche 7 giorni su 7. Il tennis sì, è stato il primo sport, lo sport che mi ha insegnato a essere disciplinato nello sport, a rapportarmi con i miei primi coach, a dover allenarmi per poi fare gare, competizioni in versione agonistica, dato che comunque ho sempre vissuto lo sport in versione agonistica. Tennis prima, poi purtroppo subisco un infortunio non operabile ai tempi, perché avendo 40 anni, quindi stiamo parlando di più di quasi 30 anni fa all'epicondulo, e quindi non riesco a essere operato, non posso operarmi. Smetto col tennis e per caso, conosco, mi porto in uno sport motoristico, il go-kart, il karting, grazie a mio padre che andava a sparare a Lonato, al Soulguard a Lonato e non volendomi in mezzo alle scatole, mi molla al Soulguard Karting dicendo al custode: prendi, fai girare sto ragazzino, ok? Mi fanno girare e io con un go-kart di quelli da noleggio finisco in mezzo alla pista insieme ai pro e vado. E quindi da lì incomincia questa nuova avventura. Da lì, dai 16 ai 22 più o meno, faccio tutti i campionati, faccio regionali, italiani, internazionali, provo qualche formula, fino alla Formula 3. Faccio qualche test col Formula 3, poi lì un discorso di soldi incredibili e si smette, purtroppo non avendo sbocchi per proseguire una carriera e ritorno a fare altri sport. Ritorno a fare altri sport, tipo duathlon, biathlon e ricomincio di nuovo a giocare a tennis. Ricomincio però solo, diciamo, in versione più amatoriale. Questa cosa non mi dava il giusto stimolo. Questi due sport che hanno anticipato la mia carriera nel CrossFit mi hanno caratterizzato, hanno formato il mio carattere. Hanno formato il mio carattere perché nel tennis ho imparato la disciplina, ho imparato a essere metodico negli allenamenti, a dover allenarmi per forza anche se non vuoi, il resto è tutto. Nel kart invece è uscita un po' la cattiveria, la cazzimma, l'adrenalina, il fatto di andare in gara, il fatto di lottare a fianco, sportellate, insomma, tutte queste cose si sono unite e mi hanno formato e le ho ritrovate nel CrossFit. Sempre stato un individualista, sì, assolutamente sì. Difatti non ho mai giocato a calcio, non mi è mai piaciuto il calcio, non mi sono mai piaciuti gli sport dove il risultato non poteva dipendere da me, ma dipendeva da troppe altre persone, da troppi altri fattori e quindi cose che magari non potevo gestire. Se vogliamo parlare del calcio, mi ricordo che un aneddoto che fa ridere perché mi portano in questa squadra della Bassa Bresciana dove tutti andavano, dove tutti giocavano. Parto mi metto, e mi ricordo che incomincio la prima settimana tipo facciamo da numero 11, da punta, e pian piano mi spostano, no? Mi spostano più indietro, e punta, e centrocampista, e difesa, finché non c'era più un posto per me perché facevo schifo giocare a calcio. L'unica cosa che riuscivo a fare era correre a fianco il più possibile a quello che mi diceva il mister. Il mister diceva: vai e stai addosso a lui. Io gli stavo addosso, ma poi lasciamo perdere. Allora, conosco il CrossFit per caso, grazie a un mio amico Stefano Geroldi. Tutti, perché se no dico che ho conosciuto, te lo giuro, tu non puoi capire, ma se io non dico che ho conosciuto il CrossFit grazie a Stefano Geroldi, No, no, te la mena. figa, ma tu non ti rendi conto le menate che mi fa tutte le volte, che un giorno mi dice: Beppe, devi venire qua a Castelmella perché c'è una cosa che a te piace di sicuro, perché tu sei fatto per questa cosa.
vabbè. Io al tempo facevo duathlon, biathlon, facevo queste cose e allora mi fiondo in sto posto. Arrivo, vedo l'ambiente, logicamente come tutti non ci capisco mica tanto, arrivo in questo, neanche scantinato, ma comunque praticamente una casa, entro e non è una vera e propria palestra, ci resto anche un po' così perché non c'è niente, c'è una sbarra attaccata, però vedo tutti incazzosi e si incomincia a fare, mi piace, mi innamoro e da lì dico questo è il mio sport. Niente, era il 2013 presso la Vitus CrossFit di Michele Tavossi, incomincio lì, si incomincia a crescere insieme, mi ci appassiono insieme a Michele incomincio a collaborare, dato che prendo il level 1, comincio a fare qualche oretta come istruttore, si incomincia anche a fare una collaborazione proprio sulla gestione del box e capisco che quello potrebbe essere il mio lavoro, la mia vita. Nel frattempo anche la mia compagna Melania si innamora, si appassiona di questo sport e dopo 5 anni prendiamo una palla al balzo per un'occasione a Pompiano, il mio paese, e per aprire e incominciare questa nuova avventura, anche grazie a Stefano che ci dà una mano, e apriamo la West Union CrossFit. Il CrossFit diventa vita, diventa parte di tutto, come tutti quelli che praticano e frequentano le palestre, incomincia a essere la prima parola che dice al mattino e l'ultima che dice alla sera. Sì, un cambiamento sostanziale di tutta la vita, sì. Gare principali, appena incomincio a capire che è il mio sport, che mi ci trovo, ripeto, essendo una persona competitiva al 100% e un agonista, incomincio a competere già subito nel 2014 le prime gare e da lì in poi un'escalation di gare e competizioni. Nella categoria Master 35 mi faccio le ossa e verso la fine del Master 35, all'inizio del Master 40, riesco a ottenere vari podi nelle gare principali a livello nazionale. Parliamo Battaglia di Milano, Full Series, Italian Showdown, Southern Warriors e poi anche altre gare a team, Adriatic Games Pesaro, Lago Maggiore Team Competition, insomma un po' tutte. Il mio upgrade l'ho fatto tra la fine dei 35, quindi intorno ai 38-39 negli ultimi 2 anni. Sono costantemente a podio. La cosa che mi ha fatto scattare la competizione al 100% e il fuoco dentro sono stati i primi regional che siamo andati a vedere col gruppo EV Tools a Copenaghen. Non mi ricordo se era il 2015-2016. Comunque da lì io dico... Cazzo, voglio farli anch'io, ma purtroppo capisco di essere troppo vecchio per fare i regional e c'è una categoria master. Nella categoria master, per ambire a qualcosa che di simile ai regional, devi entrare tra i primi 200 al mondo. E mi pongo un obiettivo, io a 40 anni voglio stare tra i primi 200 al mondo. E l'anno scorso, stagione 2019-2020, agli Open riesco a stare tra i primi 200 al mondo. Faccio i qualifier, che per noi sono i regional, e riesco a chiudere secondo in Italia e 67 mondo. Questa è la mia soddisfazione per ora, la mia soddisfazione più grande in questo sport. L'allenamento fa parte oramai di me e della mia giornata lavorativa. Se mi pesa, non mi pesa, non sono Robocop, anch'io le giornate no. Dove hai mille cose che ti girano per la testa e non hai voglia, quindi ci sono dei giorni in cui magari
Rallento un pochino, però rispettando sempre il mio corpo per riuscire ad allenarmi, e dei giorni in cui invece mi sento un dio per dire che mi esce tutto. È così per tutti e credo che sarà così per sempre. Certo è che sicuramente questo periodo che stiamo vivendo, il lockdown, è la fase più difficile, è la fase più difficile per l'allenamento, e quindi si va un po' più lenti, ma si prova a fare tutto. Qualsiasi coach ha bisogno di un coach. Io seguo la programmazione di Davide Garavaglia, Revo Program, da sempre, mi affido a lui per tutti i quesiti per i quali mi pongo, e per confrontarmi sulle gare da fare, su come calibrarsi e altro. C'è assolutamente una fiducia reciproca. Io sono molto coachabile, perché mi puoi dire di fare tutto, io faccio tutto, però io so che se mi confronto con Davide e gli dico: guarda, questa settimana questo non riesco a farlo, questo esercizio devo modificarlo, trovo supporto in lui. Integrazione, allora ecco, anche sull'integrazione ci sarebbe un capitolo enorme da aprire. Sono partito con mille barattoli, mille cose, che sembravo il piccolo chimico, pre-workout, post-workout, intra-workout, pastiglie di qui, pastiglie di là, mille cose. Ero arrivato a un punto di stallo che non capivo più neanche io cosa stavo facendo. Mi ricordo l'aneddoto, Lago Maggiore Team Competition, vengo avvicinato da Vincenzo di Big One Evolution, e con il quale mi confronto, cominciamo a parlare un attimo e decidiamo di partire con una collaborazione. Da lì prendo il mio bancale di roba, faccio così, boom, butto via tutto e seguo solo loro passo passo. E da quel giorno, 3 anni fa, devo dire che sto un gran bene, e questo mi ha fatto capire che era la scelta giusta da fare, e per ora assolutamente non la cambierò. Che ruolo hanno per me le gare? Allora, io sono uno che è sempre in gara. Io le vorrei fare tutte perché sono un competitivo, e difatti è una cosa che anche il mio coach mi recrimina. Sono che però sente il bisogno di confrontarsi con gli altri, allenandomi sempre da solo, spingendo sempre il più possibile da soli, e sento per forza il bisogno di andare in gara. Quindi posso dire che la gara fa parte di me. La competizione, il fatto di competere, il fatto di sentire il corpo a corpo, va a riprendere un po' la mia carriera sportiva nell'automobilismo, nel karting. Il fatto di, appunto, di essere lì uno contro l'altro, lo sportellarsi, ecco, me lo ritrovo in campo gara quando sono a fianco del mio avversario, io faccio una rep in più, lui ne fa un'altra in più, mi sembra appunto di competere come se fossimo in gara, il fatto di sorpassarsi e spingere sempre di più. Tante gare perché mi piace competere e credo sia l'unico modo per chi lo fa in versione un po' più agonista, da agonista, di capire qual è il tuo livello. Io sono in costante lotta con me stesso quando mi alleno. Ho a fianco il mio io che lo vedo che va sempre più forte di me, e quindi finché non vado in gara e finché non capisco come sono messo, non sono contento di me stesso, di come mi sono allenato per il tot periodo nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Beh, le sensazioni sono molteplici. Dall'adrenalina, dalla cagarella al 3-2-1 del timer, al fatto di non prendere no rep, tutti questi ci sono mille pensieri che accompagnano i giorni prima della gara e mi portano in una sorta di bolla nel momento in cui la sto facendo, che mi estranea dal resto del mondo. Questa è una sensazione bellissima, cioè credo che sia irripetibile, e alla quale faccio veramente fatica a rinunciare. E difatti, però, purtroppo, per non rinunciare a una cosa devo rinunciare, mio malgrado, a molte altre.
La compagnia che mi dice: oh, questa settimana andiamo a sciare, vieni a fare la partita a calcetto, andiamo a fare quest'altro. Ho sempre paura di infortuni e quindi la maggior parte delle volte metto sul piatto della bilancia le due cose e primeggia sempre il fatto: Beppe, vai in gara, non infortunarti. Beppe, divertiti, ma però sei a rischio infortunio. Pac! Niente, mi tocca dire di no, però non mi pesa più di tanto perché è quello che mi piace fare nella vita. Sembrerà strano, ma tutto il mio essere metodico durante la settimana, durante gli allenamenti e tutto, mi porta a quando si parte per la gara a essere più rilassato. Mi porta ad essere più rilassato e mi porta anche a divertire, mi porta sul divertimento. Difatti mi piace affrontare le trasferte, le gare con amici, a viverle bene, bene e serenamente. Più riesco a viverle serenamente il fatto di fare la trasferta, il fatto di ridere, scherzare, essere in camera insieme, come si torna un po' ragazzini, insomma, come quando si andava in vacanza con la scuola, mi porta a competere bene e a riuscire a tenere tutta l'adrenalina e tutta la cazzimma per quando poi si va a effettuare il WOD, a effettuare appunto la gara. Perché in gara è il Beppe che bene o male si allena anche al box, è il solito Beppe fino a, diciamo, prima di entrare in area warm up, lì sono sempre il solito Beppe. Nel momento in cui entro in area warm up della gara incomincio, cambio totalmente, è come se tirassi giù la visiera quando andavo a competere, che tiri giù la visiera e sali in macchina o sali sul go-kart, abbassi la visiera e esce un'altra persona, entri in area warm up, guardi gli altri e cominci a capire gli altri dove vanno, tu dove puoi andare di più, e non ce n'è per nessuno, nel senso, tu sei lì, sai che devi dare tutto te stesso e al 3-2-1 tu farai quello che devi fare. Sì, la strategia, sì, quando poi parte il WOD, io parto deciso con quello che ho in testa, senza lasciarmi condizionare da chi ho a fianco, se vedo uno andare più veloce oppure se sto andando troppo veloce io, me ne rendo conto, mi calibro, fino che magari solitamente, almeno negli ultimi tempi, riesco a trovarmi con il mio avversario principale e lì ce la si gioca ed esce, tiri fuori tutto quello che hai per primeggiare, se si riesce. Si calcola tutto, sai che per fare una wall ball ci vogliono 2 secondi, sai che per fare un burpees over the bar ce ne metterai 3, non puoi mettercene 4, sai che tra il tempo di transizione tra rower e andare al bilanciere possono passare 4 secondi, sai che tu, io me stesso, oltre se faccio più di 5 respiri ho perso perché sono passati più di 10 secondi, insomma ogni cosa è calcolata nel minimo dettaglio. Sono più, allora, pacing o unbroken? Allora, nella testa di ogni crossfitter, cazzo, vorresti andare unbroken sempre su tutto, diciamoci la verità, tu dici 100 wall ball, minchia unbroken, dopo arrivi lì e se non hai una strategia muori e magari arrivi a 80 e dopo stai fermo 2 minuti, quindi anni fa ero più sull'unbroken, sono sincero, anch'io sono stato un po' una testa di vitello, adesso invece preferisco molto spezzare e mantenere un setting nell'arco del tempo per tenermi quella scorta di benzina per l'ultimo minuto, le ultime 30 rep, le ultime 20 rep, che sai che è lì dove gli altri cedono e dove tu invece devi accelerare. Vabbè, qualcuno che va più di te davanti può essere importante, che ti tira, soprattutto se sei nella hit giusta, nella batteria giusta, in gara, cioè hai quello che va più forte, quindi riesci a restarci vicino, però se nella tua testa credevi di essere te a tirare, lì incomincia a diventare un problema. Che riferimenti prendo quando in campo gara, quando parte il WOD? Prima della partenza del WOD mi confronto col giudice, gli dico di essere chiaro, chiaro con le rep e di dirmi subito se sto eseguendo una no rep, in modo da modificare il mio movimento e di essere più performante senza perdite di tempo inutili. Poi sono sincero, non guardo mai il timer perché ho tutto in testa, so quanto devo andare, so dove devo arrivare, non lo guardo mai, non mi faccio influenzare da quello.
Altri riferimenti, le persone che ho accanto. Se sto andando veramente forte, sono davanti, mi gestisco, magari rallento un attimo, riesco a rallentare. Se invece devo tirare perché mi trovo troppo indietro, lì invece solitamente faccio un po' più fatica, perché la testa tante volte ti dice non sei dove dovresti essere. La cosa che mi ha buttato giù, soprattutto all'inizio, le prime competizioni che ho fatto, era il fatto di essere consapevole di non avere la padronanza di certi movimenti, e quindi avevo la paura di trovarmeli in gara, e alla fine difatti me li sono trovati. Parliamo all'inizio dell'handstand walk o anche dei semplici double under, che sono stati una cruccia da superare, mamma mia, bella tosta per me. E quando mi sono trovato lì fermo con il giudice lì che mi guardava, tutti gli altri che andavano avanti e io lì fermo, È stata dura un po' da digerire, questo sì, devo essere sincero. Il confronto con atleti più forti o che consideravo tali. No, nel senso, sono tutti forti ragazzi, ci mancherebbe. Però devo dire, all'inizio vedevo sul floor chi arrivava a podio in certe gare, dicevo cavoli, guarda questo che arriva a podio, quanto è forte, non sarò mai come lui o altre cose. Adesso invece mi ci trovo a gareggiare e a confrontarsi, e certe volte magari anche riuscire a metterli dietro. Ragazzi, vi ringrazio, ringrazio Michele soprattutto per questa opportunità di avermi fatto parlare un po' della mia vita. E devo dire che mi incontrerete ancora per molti anni nell'ambiente, perché il CrossFit credo e vorrei poterlo fare fino alla categoria 60 più, quindi mi dispiace, ma mi vedrete anche senza capelli, con la barba o decrepito, ma questo fa parte di me. Ok, quindi grazie al CrossFit e grazie a Michele. Ciao!